siamo dati Gesù e Maria. Sono molti spunti di riflessione nelle suggestioni che la liturgia ci offre in questo quinto giorno per farlo di Natale, il 9 dicembre, sapete che come la giornata di Pasqua, dal 25 dicembre al 1 gennaio, c'è un'unica festa ininterrotta. La Chiesa è in gioia per la nascita di Gesù, perché oggi è venerdì, per esempio, ma oggi a differenza di tutti gli altri giorni dell'anno, non è il giorno di penitenza. Oggi è il giorno di festa, come fosse domenica. Quindi la Chiesa ci invita a volgere lo sguardo al Verbo fatto carne e a fare anche memoria dei misteri della sua infanzia. In questi giorni di liturgia ci presenta i misteri dell'infanzia successivi alla nascita di Gesù e la lettera del suo grande apostolo prediletto che abbiamo festeggiato l'altro ieri, San Giovanni Evangelista, colui che ha meglio conosciuto il cuore di Cristo. Anche oggi San Giovanni ci ha ricordato due cose fondamentali. Primo è che chiunque dice di aver conosciuto Gesù deve osservare i suoi comandamenti, perché chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti, ci cristianamente non più già, perché in lui non c'è la verità. Chiaramente qui la conoscenza che riguarda San Giovanni non è una conoscenza formale, non so chi di voi ne ha mai visto, cioè, lo conosco, lo conosco. È la conoscenza biblica, è una conoscenza da innamorati, è la stessa cosa di quando Gesù nel giorno di Giovanni dice: se mi amate osservate i miei comandamenti, perché se non osservate i miei comandamenti, gloria a Dio, subiamo, non lo amo. San Giovanni era sempre molto molto schietto, pur essendo molto dolce nel mettere nella verità i suoi ascoltatori. E poi San Giovanni aveva questo occhio di riguardo particolare per il nuovo comandamento, che appunto amato in uno degli altri non mi ha amato, per suo amore paterno. E anche qui dice chiaramente che dice di essere della luce e odia sua parente ancora nel tempo. Si vede che questi giorni di Natale è più importante fare un buon esame di coscienza. Io non posso vivere il discepolo di Gesù senza stare in pace con tutti, membri della famiglia, parenti, amici, colleghi di lavoro. E se qualcuno ce l'ha con me, non può vedere manco scritto al muro, tu fai un gesto di riconciliazione. San Paolo dice: se è possibile, per quanto dipende da te, che ti faccio con tutti. Però noi non possiamo tollerare che nella nostra vita ci siano delle situazioni di discomunione con il nostro fratello. Voi sapete che il motivo per cui la liturgia della Chiesa, prima della comunione, ci dice: la pace del Signore sia sempre con voi. Poi ci si posta, che non è obbligatorio, ma c'è il segno, anche quando si scambia il segno di pace, è proprio un segno veloce, è proprio che dobbiamo stare attenti all'unione, no, a talavare la mezza chiesa. Però il significato è molto profondo, cioè tu non puoi fare la comunione se non stai in pace con tutti, non si può. Ecco perché la liturgia della Chiesa ci ricorda quelle parole, no? San Giovanni è molto dentro di questo, la profondità e l'importanza di questo comportamento. Perché se noi amiamo Dio, non possiamo non amare ciò che Dio ama. E Dio le ama, tutte, o di amore di compiacenza, di redenzione, come era con San Giovanni e i suoi prediletti, o di amore di sofferenza e di compassione, come erano i peccatori. Ma ogni anima è preziosa davanti a Dio. Se tu ami Dio, non puoi odiare ciò che Lui ama, cioè le sue immagini e le sue somiglianze, che sono di essere tu. Il Vangelo ci ricorda, e ci presenta l'episodio del quarto mistero glorioso. Spero che tutti i miei amici lo sanno, quindi siamo abbastanza familiarizzati con questo episodio, no? La figura di questo grande uomo, su cui catechesi, su Simeone, vedremo ogni tanto un paio di cose. Colui che ha aspettato per una vita l'adempimento delle promesse e le ha viste, colui che ha avuto subito l'illuminazione su chi era Gesù. Vede che il cantico di Simeone, la chiesa ogni sera, prima di andare a letto, nel liturgia delle ore c'è il cantico di Simeone, lo mette in bocca ai suoi fedeli, in particolare i sacerdoti consacrati ogni giorno. Ora lascia che possa trovare in pace perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che anzitutto luce, Gesù come luce. E poi c'è la profezia di Simeone, molto molto
forte, molto importante, no? Gesù viene qui per la rovina e la risurrezione di molti. Che vuol dire che Gesù vuole rovinare qualcuno? Gesù non vuole rovinare nessuno, però capite che una volta che lui è venuto sulla terra, Dio è venuto sulla terra, è chiaro che lui si offre all'attenzione di tutti e tutti sono obbligati a prendere una cittadinanza a lui. Cioè, o ci credi che è il figlio di Dio quanto uomo, o non ci credi, o lo accogli o non accogli, dicevo di vedere quanti giorni ci date. Se tu non ci pensi, dici allora, noi vado a colpermi. Gesù Cristo ci sta, intanto va in chiesa e amen. Cioè, ma anche questo è prendere una posizione non buona, perché Gesù, se Gesù è Dio, Gesù è l'assoluto, quindi vuol dire che tutta la mia vita è riformata, è ispirata ed è governata da lui seriamente, in tutto e per tutto. Se non accolgo questa offerta di salvezza che il Signore manda, diventa, come dire, non volontariamente, ma accidentalmente la mia rovina. È la stessa cosa, dice Gesù, vuole che ci facciamo la comunione oppure no? Sì, ma se uno vuole fare la comunione e non è grazie di Dio, che cosa gli fa la comunione? Gli andavremo dentro, no? Lo ricordate che era Cristo, se tu fai la comunione sta grazie a Dio, cioè una cosa di questa stessa Santissima, che siccome tu non sei disposto a riceverlo, si trasforma, vedendo fare la comunione senza essere grazie di Dio, è un peccato più grave che solo non si possa fare. Ma non perché Gesù sia diventato cattivo e quando entra in una persona con la grazia fa effetti negativi, ma è la persona che distrugge, vanifica, addirittura trasforma in male una cosa che il Signore porta nel nostro bene. Così chi si chiude all'accoglienza di Gesù, trasforma Gesù nella rovina, perché quando arriva dall'altra parte, Dio a tutti quanti, specialmente noi che abbiamo avuto la grazia di nascere parte della Chiesa Cattolica, ce lo farò vedere, ha mandato il tuo figlio come un unico salvatore, l'hai accolto, hai fatto quello che voleva, l'hai amato, l'hai servito, ed è soltanto per questo che si decide la nostra sorte eterna, si decide anche la bellezza della nostra vita terrena, solo per vivere in comunione perfetta con Gesù, sperimentando il nostro amore della gioia. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti a continuare a gustare la gioia di questi giorni, che possiamo uscire da questo tempo di Natale rinnovando la nostra volontà di conoscere, di servire e di amare Gesù e per quanto possiamo anche di farlo conoscere e di farlo amare. Siamo andati in Gesù e Maria.